in compagnia del senatore Compagna, che è un amico di Società Libera e del mondo liberale più in senso ampio, è una presenza in qualche modo fissa a questa marcia per la libertà dei popoli oppressi. Beh, non possiamo in qualche modo non addentrarci e chiedergli una riflessione un po' più politica e chiedergli un po', ecco, l'attualità di questo anelito, di questa richiesta di difesa di certi dei diritti umani oggi, a me sembra più che mai pertinente. Sì, oddio, anche l'anno scorso, anche 2 anni fa, credo che siano quasi 10 anni che c'è questa nobile iniziativa. Si cerca di collegare l'elemento degli human rights, delle libertà individuali, della tradizione liberale con l'oppressione non rassegnata di popoli sempre presenti. Penso all'amico iraniano che stamattina ho ascoltato proprio su radio. Ma il modesto. Sì, penso all'amica venezuelana, penso a tanti altri. Da questo punto di vista le condizioni attuali sono peggio che pessime. Se, come spesso in questi giorni abbiamo riscontrato, il giornalista dell'Arabia Saudita è stato ucciso, vuol dire che quell'elemento di chiarimento che sembrava di rivedere nella politica americana, un ritorno a prima dell'Iraq, cioè l'amicizia con l'Arabia Saudita, quello che l'omicidio, la strage delle Twin Towers aveva eliminato, anche questo sta venendo meno. Ci siano o non ci siano anche questa volta eccessi di estrosità da parte del Presidente Trump, ma se, come sembra ormai attendibilmente, questo qui è un giornalista che è stato ucciso su mandato dell'Arabia Saudita, beh, e allora cambia tutto quello scenario nel quale gli scenaristi, come direbbe Massimo Bordin, avevano costruito un'America che interviene in Siria e via dicendo. Quindi la situazione del mondo è la peggiore di tutti e sul piano degli human rights incrudeliscono regimi odiosi, quello iraniano, ed è triste che l'Europa faccia finta di non vedere. Infatti una domanda sull'Europa, lei in qualche modo ha vissuto in politica tutta la fase subito dopo gli atti fondativi di questa grande unione, che sarebbe dovuto diventare anche un'unione politica, si è fermata un'unione monetaria, ecco, lei pensa che è un'incompiuta o non c'è più proprio un sentimento dei popoli, dei cittadini europei verso questa unione? Spero che sia un'incompiuta, però pensare di rimediare all'incompiutezza attraverso queste dosi di violenza, chiamando ubriaconi i propri interlocutori e via dicendo, vantandosi di mandati nazionalpopulistici, non serva a nulla. L'Europa possibile è stata quella della moneta. La mia generazione ha sperato a lungo non che la moneta non si facesse, ma che la moneta restasse autorità tecnica dentro una comunità politica. La comunità politica non si è mai vista all'orizzonte. Le ricordo il caso di 3 stati fa, quando il governo Renzi, con molte buone intenzioni diplomatiche, anche retoriche, perché anche necessario retoriche, rilanciò a fine agosto Ventotene, il manifesto di Ventotene, eccetera eccetera, convocazione di ambasciatori europei, eccetera eccetera. Il vertice di Bratislava successivo fu un disastro dal punto di vista della costruzione politica. Quindi stiamo a vedere. Io mi auguro che l'Europa resiste alla spallata che vogliono dargli alcuni. Se questa spallata ci fosse, è evidente che anche senza responsabilità particolari una parte di noi, della nostra storia democratica, sarebbe seppellita. Grazie al senatore Compagna, sta partendo la marcia, Liberi Diffusi era presente. Grazie ancora.